Beh, io sono nata a Tripoli, ovviamente, come dice anche il mio cognome, squisitamente libico, tripolino. E sono cresciuta a Roma, per cui ho una grossa parte per la quale io mi posso definire romana, ma c'è una parte che rimane comunque squisitamente legata alle origini. Non è facilissimo definire quale, ma sicuramente c'è un attaccamento intanto al cibo, a certi cibi, che sono anche quelli che sono stati una scoperta per gli ebrei romani quando siamo arrivati qua. Il couscous, la bottarga, il misè, intendendo per misè gli antipastini tipici, che in realtà sono diffusi anche in tanti altri paesi del Mediterraneo. Certi rituali, però anche il modo, per esempio, di leggere e cantare la liturgia sia domestica che sinagogale. L'arrivo degli ebrei tripolini a Roma, qualche migliaio, quindi non una cifra enorme, però ha modificato moltissimo la configurazione sociale, culturale ed economica della comunità ebraica di Roma. Immaginiamo innanzitutto una comunità per alcuni versi più osservante rispetto a quella tradizionale romana e immaginiamo anche una comunità dedita a tutta una serie di commerci ma che non conosceva in modo così approfondito il mercato romano eppure l'ha saputo leggere, tant'è vero che rispetto agli ebrei romani molto legati alle attività tradizionali commerciali sono riusciti a essere molto più innovativi per molti versi e sono riusciti a crescere economicamente partendo da una condizione estremamente difficile, estremamente più difficile di quella degli ebrei romani. Noi ebrei di Libia siamo arrivati qui a Roma nel 1967 e per prima esigenza abbiamo avuto quella di costruire un tempio, vedere un attimino dove metterci, dove incontrarci, se non che nell'agosto del 67 ci siamo ritrovati in migliaia dentro una piazza che si chiama Piazza Bologna, qua vicino, dove la gente passava e chiedeva che succede? Come mai questa grande manifestazione di gente? E semplicemente eravamo noi che cercavamo i nostri parenti, i nostri amici, le persone che conoscevamo, che siamo fuggiti tutti all'improvviso dalla Libia e non avevamo un punto di riferimento. La piazza era diventata il nostro punto di riferimento e lentamente abbiamo conquistato con la piazza un pochino anche il quartiere. Siamo diventati 2000 persone in questo quartiere e abbiamo creato le nostre infrastrutture. عندكش حاجة ثانية بايع براهم زيش الحال كان زيوش وانا عندي بعض الشمعات في حوشي بايع ناخذ واحدة منهم نجربوها اوه سلام لك טוב שפתח זקינו, אה? כן. חג שמח, חג שמח. פעם שנייה ביום אחד עם הנפגשים. מה שלום הילדות? חמודות. ברוך השם, ברוך השם. איזה יופי, איזה יפות, משהו. אני שם בבית הבוגרים. יפה, אני אבוא לשם. אני מביא גם את הילדות. Mio papà è un ebreo romano, di famiglia di origine romana antichissima, mentre mia mamma è un'ebrea libica, quindi un'ebrea che viene espulsa dalla Libia nel 1967 e che insieme ad altri 5.000 ebrei lascia la comunità che non esiste più di Tripoli e vengono tutti a Roma e con uno stato di rifugiati politici. Io ho mio padre che vabbè è un ebreo romano ma romano tra virgolette di importazione nel senso che i finti in realtà vengono da Ferrara e mia madre invece è nata a Tripoli e poi è venuta a Roma più o meno sulla fine degli anni 60. Quindi in realtà il matrimonio dei miei genitori può essere definito una sorta di matrimonio misto, nel senso che appunto mio padre è romano e mia madre invece è portatrice di tutta la tradizione tripolina.
Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu mitzvotav vetzivanu להדליק נר חנוכה, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה. Stavo un po' pensando a quello che è successo con gli arresti dei nuovi, insomma, di questo gruppo neofascista. Noi un tema che volevamo affrontare come UJ, insomma, come giovani. Te credi che si possa dare un, cioè anche per la giornata della memoria, fare qualcosa di diverso per... In realtà è molto interessante quello che... Per portare rispetto nei confronti degli ex deportati e rispetto della realtà storica, oggi l'impegno della memoria è non tacere davanti a chi invece nega o tace. Volevo dirvi, abbiamo la prossima settimana questo ricevimento al museo. Siete presente? È arrivato dopo il servizio. È un menù tipico giudaico romanesco che pagano la prestigiatura ma posso andare a prendere, dottore, questo iodo? Dice, non fai altro che andare a Santa Marinella, voglio prendere iodi o l'acido di scoglio. Io ci ho pensato un po', poi, che dico la verità, da buon ebreo, ho fatto, ma perché devo arrivare fino là? Quando vado in Ghetti, in piazza, ce l'ho tanti degli udii, voglio piarlo. Quindi è confuso, praticamente, lo iodio con lo iodio, sarebbe... Vabbè, insomma. That's not a menorah. The menorah's got seven light candles because it's 6 days of the creation. The seventh is Shabbat, dedicated to rest. E adesso basta. Tutte le altre storie le racconterò la prossima. Buona giornata.